sempre un piacere essere denigrato da te. Amici, oggi celebriamo Nord. Lo sai che quando io ti tratto così perché ti voglio bene, quando inizierò a trattarti bene, subito è partito. Sì. Quando inizierò a trattarti bene, sì. Preoccupati. Vai. Bene, allora, amici, iniziamo subito. Nord e Sud, differenze come sempre. Ci avviciniamo alle vacanze pasquali o meno, quando devi organizzare le vacanze estive, in questo caso al nord. Amore, senti, ma questa Summer 2022 dove andiamo? Ma non so, la Sardegna? Ci sarà la qualunque, amore. La Campania? Ma non lo so, c'è delirio, amore, alternativa? La Sicilia? Amore, lungo, viaggio lungo, vado e sbatto. La Puglia? Va bene, ci sto dentro, va. Va bene, vai. Mi piace. Al sud. Amore, senti, ma quest'estate dove vogliamo andare in vacanza? Amore, dove vuoi andare in vacanza? In Puglia! Ma perché, scusa, la Campania? Non ho capito che hai detto, amore. No, la Sicilia, per dire. La Puglia, amore. Vabbè, ma Sardegna. Ho detto la Puglia. La Calabria. La Puglia, amore. Anche. La Puglia. La Puglia, amore. La Puglia mi piace, grazie, bravo. Grazie, perfetto. Quando mancano 3 mesi all'estate al nord? Amore, devo mettermi subito a dieta perché in spiaggia quest'anno mi devono guardare tutti. Al sud? Amore, mi devo mettere subito a dieta perché quando vado a Bitondo da mia madre poi mi devo sfondare. Oh, giusto, è giusto, è giusto. Quando devi organizzare il percorso in auto per andare al mare, al nord? Amore, ho pensato che potremmo partire verso le 10 del mattino belli morbidi. Amore, facciamo verso le 11 perché così ho il tempo pure di andare al parrucchiere. Brava, mi piace. Poi, dopo Firenze mi fermerei, ma a pranzo in quella locandina appena fuori l'autostrada. Dal Vitellozzo! Esatto. Bello, amore, sì. Poi ripartirei, mi fermerei a far benza dopo Roma, poi dritti nel burro fino in Puglia dove conto di arrivare per le 12.30. Tac! Al sud. Amore, ho pensato che potremmo partire verso le 5 del mattino. Amore, così tardi? Alle 4 dobbiamo partire, così alle 3 inizia a caricare la macchina. Vabbè, giusto, poi dopo Firenze ci fermiamo a fare benzina e colazione. Ah, però che hai preparato? Amore, senti che ho preparato? Ho preparato la frittata di maccheroni, 2 panzerotti, sì. I panini con le melanzane, una mozzarella da dividere e un bel melone, amore. Non è troppo, amore. Amore, il viaggio sta. Hai ragione, hai ragione. Poi ripartiamo, andiamo dritti a Bitonto dove dovremmo arrivare per le 4:30 di pomeriggio, giusto per il pranzo. Quando devi organizzare le valigie al nord? Amore, guarda, io ho un trolley per le scarpe, un trolley per i costumi da bagno, un trolley per i solari, un trolley per i vestiti da sera, un trolley per quelli da giorno. Tu? Io ho un trolley per tutto, anzi, se vuoi darmi il phone, va che ci sta, Vieni. Al sud, la stessa cosa. Non cambia niente, non cambia niente. Allora, quando una donna, anzi, quando una coppia decide di andare in vacanza a trovare i genitori di lei al nord? Allora, amore, ho prenotato un agriturismo bellissimo a un paio di chilometri dai tuoi, così siamo vicini, ma ci possiamo fare anche i fatti nostri, te gusta? Amore, top, perché anche un po'... Cioè, mia madre dopo un po' di giorni si stanca a vederci sempre lì, capito? È meglio, dai. Al sud. Amore, ho prenotato un agriturismo troppo bello a che? 200 metri dai tuoi, così siamo vicini e possiamo... Non ho capito cosa hai fatto. Ho prenotato un agriturismo proprio vicino... Che cosa hai prenotato, scusa? Ho chiamato tua madre, l'ho avvisata che andiamo a stare da loro tutto il mese. Bravo. Perfetto. E direi di chiudere su questa. Abbiamo finito il tempo? Abbiamo finito il tempo. Vuoi fare un'altra? Va bene. Dai, l'ultima, al volo. Quando dai. Devi chiamare gli amici del mare per avvisare che stai tornando da loro al nord. Amore, hai avvisato la cumpa che stiamo tornando? Ma amore, certo, hai avvisato la Lala e la Beba. E io il Lollo e il Max. Tac, al sud. Amore, hai avvisato che stiamo tornando? Allora sì, amore, ho chiamato Anna, Angelica, Adele, Assunda, Alessia, Anna Teresa, Aurora, Anastasia, Agata, Alessandra, Alice, Ambre e Azzurra. E Loretta, scusa? Amore, queste sono solo quelle che iniziano con la A. E su questa finiamo. Grazie Gian Paolo Gambi, grazie.